Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un video mattutino che sarà di supporto alla live che in questo momento sarà sul mio canale sulla piattaforma Viola, perché udite udite è in arrivo una nuova patch che probabilmente permetterà di dire addio ai famigerati tiri di esterno. Ma senza spoilerarvi troppo, andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta. Innanzitutto, per quanto riguarda Ultimate Team, vengono apportate le seguenti modifiche. Viene aggiunto quello che è un counter delle vittorie e delle sconfitte sia all'interno della schermata dei playoff che all'interno della schermata della Weekend League, quindi non vedremo più solo i punti accumulati ma anche quante vittorie e quante sconfitte abbiamo fatto in maniera molto più immediata. Aggiornati anche i seguenti problemi: finalmente controller e camera settings non dovrebbero più andarsi a resettare se si passa troppo tempo nei menu oppure se si riavvia la console. Alcune sfide dei food moments che non venivano trackate in maniera corretta, l'animazione del walkout che spesso e volentieri non era giusta ma faceva l'animazione anche quando i giocatori erano 83 o 84, e poi in particolare problemi di stabilità che potevano verificarsi quando si trovava nella schermata dei food moments o degli obiettivi. Ma veniamo alla parte che chiaramente ci interessa di più, ovvero quella del gameplay. È stata ridotta la precisione dei tiri fatti con l'esterno fino al 30%. I giocatori però con il tratto tiro d'esterno vengono impattati da questo cambiamento ma massimo del 10%. Quindi la riduzione più grossa si ha sui giocatori che non hanno il tratto tiro di esterno, quindi dovremmo smetterla di vedere gol di esterno fatti da Walker o da Theo Hernandez, mentre i giocatori che hanno comunque il tratto Ocho, perché continueranno ad essere discretamente efficaci con questo tiro di con questo tipo di conclusione. È stata poi migliorata anche quella che è la selezione del target, quindi del ricevitore, del passaggio su quelli che sono i passaggi filtranti semi assistiti. È stata poi migliorata quella che è l'efficacia della skill ball roll, quindi la suola, finalmente in alcune situazioni in cui la si fa di prima, e poi è stata depotenziata quella che è la sensibilità nel momento in cui si va a richiedere un knock-on. Altri problemi che sono stati risolti, e vi dico attenzione perché qua altre migliorie, stranamente mi sono quasi commosso, perché i giocatori potevano skippare l'animazione del power shot andando a fare in maniera molto rapida l'animazione del power shot facendo altri tiri, quindi quel famigerato bug che faceva fare i tiri della tigre senza il caricamento lento, arrivederci. Nel momento in cui si usa il portiere, questo di solito si andava a riposizionare in maniera troppo veloce durante i calci d'angolo, in alcuni casi i giocatori potevano rallentare nel tentativo di andare a fare un dribbling col pallone. Giocando come portiere, l'autoposizionamento del portiere non ritornava nella appropriata location, quindi nell'appropriata posizione. I giocatori potevano girarsi con una non richiesta aumento della velocità quando c'era la skill del tunnel direzionale. Dopo aver fatto un tackle, la palla spesso e volentieri schizzava troppo lontano rispetto a quello che si intendeva, quindi questo facilitava il recupero del pallone dell'avversario piuttosto che il recupero palla del difensore. Nel momento in cui si va a richiedere uno shield, quindi l'L2 per difendere il pallone ad alta velocità, il giocatore poteva correre oltre la palla nel tentativo di dribblare con il pallone e ovviamente perderne il possesso. Durante l'animazione del rigore, il portiere poteva alle volte iniziare a fare quella che è una potenziale animazione di parata nel momento in cui il giocatore non aveva ancora calciato e poi poteva cambiare direzione nel mezzo del tiro. In alcune situazioni i portieri sotto pressione potevano fallire di prendere il pallone all'interno dell'area di rigore colpendolo con un pugno. Questo dovrebbe essere molto più appropriato e variare a seconda dei casi. È stata anche migliorata quella che è, finalmente, raga, mi hanno dato ragione, la intelligenza dei guardalinee nei momenti in
cui si vanno a determinare delle situazioni di offside dopo un contatto fisico. Io ve l'avevo detto che prima o poi sarebbe uscito un messaggio. Ehi fan di FIFA, abbiamo capito che forse sui fuorigioco c'è qualcosa non va, perché vi sarà capitato un sacco di volte anche a voi delle situazioni che non erano di fuorigioco che venivano fischiate o viceversa, quindi dovrebbero risolvere. Alcune volte il portiere poteva non correttamente fare il tentativo di lanciarsi su quello che è il portatore di palla colpendo nei piedi. In alcune situazioni, quando si gioca come portiere, il portiere non fa la parata quando dovrebbe, questo di solito quando giocate più che altro a Pro Club. È stata aggiustata alcune incorrette situazioni contestuali nel quale si va ad utilizzare il settaggio del one button, ma ovviamente questo penso che non lo utilizza nessuno come impostazione del controller. In alcune rare situazioni un giocatore poteva incorrettamente cadere quando riceveva un passaggio. In alcuni casi i giocatori, le gambe dei giocatori non facevano l'animazione corretta saltando, ma questo era un bug solo visivo. Alcune volte girandosi con la palla, la gamba del portatore del palla, anche qua non si muoveva in maniera corretta, ma era un bug solo visivo. Ancora una volta, migliorata la logica dell'arbitro nell'andare a dare cartellini rossi in situazioni di chiara occasione da rete, finalmente. In alcuni rari scenari, nel momento in cui si va a fare un tiro, finalmente, il giocatore invece va a fare la scivolata, grazie, grazie signore, grazie, se questa cosa effettivamente dovesse funzionare. Nel momento in cui si va a fare un power shot, in alcune situazioni dove la palla poteva essere colpita al volo, il power shot non veniva fatto. In alcune situazioni dove il portatore di palla stava correndo col pallone davanti a sé, andando a fare un tackle, il difensore cercava di controllare la palla con un dribbling invece con un tackle. Meno male che questa cosa non mi è mai successa. Migliorata anche quella che è la logica degli arbitri, determinando falli dopo dei duelli rischiosi. Alcune animazioni delle scivolate che non venivano mostrate correttamente. Migliorata ancora una volta la logica degli arbitri nel dare il vantaggio quando c'è in realtà una situazione di calcio di rigore. In alcune rare situazioni la partita non continuava quando la palla andava fuori dal campo. Vabbè, questo capitava più sugli altri FIFA. L'animazione della skill drag to skill move che non veniva mostrata correttamente, ma questo era più che altro un bug visivo. Migliorata ancora una volta la logica degli arbitri sulle situazioni di fuorigioco: se il giocatore in fuorigioco tocca il pallone che appunto va verso la porta, quando si va a correre all'indietro, spesso e volentieri i giocatori potevano fare delle animazioni sbagliate, questo anche qui dicono che era un bug semplicemente grafico. E poi alcune volte i portieri potevano impropriamente mancare di prendere la palla quando appunto dovrebbero farlo in maniera molto più appropriata, quindi in situazioni facili. Poi dice che vanno a fare tutta una serie di cambiamenti alla modalità mondiale, alla modalità carriera, ma ragazzi, io onestamente sono molto, molto soddisfatto per i cambi che vengono fatti sul gameplay di Foot. Peccato per il tiro d'esterno, che comunque per quelli che hanno il tratto sarà ancora una bella piaga. Fatemi sapere voi nei commenti, ragazzi, cosa ne pensate di questa patch, che veramente secondo me potrebbe salvare e migliorare tanto l'esperienza di gioco. Vi ricordo, in descrizione trovate tutti i link di riferimento. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto da Riberoschi. Ciao.